Ho ascoltato in silenzio, senza interrompere, con molta attenzione, prendendo anche degli appunti sulle parole che sono state più spesso utilizzate e adoperate. Tradimento, oltraggio agli italiani, sequestro. Collega Giulio Vigna, per favore. Per favore. Addirittura sequestro del voto. Mi chiedo se la nostra Costituzione esiste ancora o è stata stracciata. Colleghi, facciamo proseguire il Presidente del Consiglio, prego. Permettetemi di dire, conosco la vostra abilità comunicativa, ma ripetere all'infinito queste parole non potrà cambiare la realtà dei fatti. Questa è una grande mistificazione. Colleghi, 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 la richiesta è chiara. Andiamo avanti. Il fatto di pensare che una singola forza politica, o addirittura il suo leader, possa decidere ogni anno, a suo piacimento e a suo arbitrio, di poter portare il Paese alle elezioni è responsabile. Colleghi, 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 facciamo continuare il Presidente del Consiglio, prego. La nostra Costituzione descrive un assetto e un equilibrio istituzionale noto come democrazia parlamentare. Significa che voi parlamentari siete eletti dal popolo, ma il governo viene qui oggi a chiedere la fiducia. È così che si insedia un governo. Addirittura nel ribaltamento. Addirittura deputata Boldi. Deputata Boldi, Molteni. Nel ribaltamento delle posizioni si accusa il Movimento 5 Stelle, che ha subito una scelta di tradimento. Assurdo.